Due come noi, Basketball House, buongiorno, ben buongiorno. Ragazzi, buonasera, ciao Filippo, buonasera. Come andiamo? Bene, molto bene, bene. Tu? Io sto più, sto vedendo una partita dal Pala Colosetti di Fagagna, una cosa... palestra assolutamente storica, per quanto mi riguarda. E lo dico con affetto da uomo di basket minore come sono io e come sarò sempre. Ciao Francesco, dietro la telecamera, oggi Due come noi si concentra prevalentemente sulle minors. Quindi di chi parliamo? Che partita? Allora, mi diceva Francesco Tonizzo, che è il nostro art director, tanto guarda Bellese che recupera un imbalzo e scheggia il FIAR, sono cose meravigliose. Io come sempre, da quando Francesco mi vizia e ci butta la parte da sotto, io riesco a buttare l'occhio qua, non è che sto guardando qualche filmato hard, no? Ehi là! È un classico filmato di basket, ahimè, qualcosa che caratterizza in maniera... abbastanza condizionante la mia vita da circa 47 anni. Allora, qui c'è Solaika. Che tra l'altro compie gli anni. Compio gli anni. Tra quanto? Tra pochissimo. Lunedì. Lunedì? Sì, quando andiamo in onda noi? Mamma mia. Giovedì? No, giovedì. Giovedì. Ecco, e noi sempre, questo ti fa capire che non siamo in diretta, ovviamente. No, no, cioè, no, ma l'abbiamo sempre detto questo. Sì, sempre detto. Tanto attico la tripla, che belle cose. Allora, noi, io lunedì compio 47 anni. Ehi là. E festeggio la Basketball House questa. Ma la facciamo qua la festa? Beh, un po' di amici a bere un taglio. Ma fai una festa interessante. Ma sì, cioè nel senso che domenica c'è Udinese-Juventus. Sì. Che è la partita. Dimmi il programma, che è la partita, giusto? No, domenica non gioca la sera di basket. Sì. Mior. E tu magari potresti stare anche un po' in famiglia. Si riposa. Ok. Si riposa come? Domenica, ma domenica alle 3 Udinese-Juventus. Quindi partenza da casa a ore? 2 per godermi bene lo spettacolo. Ok. Partita, dopodiché alle 5:30 ho appuntamento a qualche amico qua, dove sì. Adesso vediamo di trovare una buona torta, una buona birretta. La birretta ci sta. Un tramezzino. Sempre, va bene. Sempre presente. E due patatine, dopo, dai. Così siamo qua alla BH, sì, almeno, sì. Almeno ci facciamo gli auguri. No, no, quello sì, quello sì, assolutamente. 5:30 in poi. Magari dai. Qualche tuo amico compra anche qualcosa. Tu dici, fatta regola d'arte? No, così mi ripago la torta? Beh, ci sta tutta, però, vabbè, secondo me. Non era quello pensato, però potrebbe essere un'idea. Però non è brutta come idea, no? Ma no, tu prendi i pantaloni della BH, io ti do un pezzo di torta, un barattino. Beh, ormai si vive così. Si vive di baratti. Si vive di baratti. Allora, oggi parleremo, oltre che chiaramente a divagare, chiacchierando di tutto, di più, avremo lo spunto perché parleremo di Solai Carnia, cioè Tulmiec, contro Super Solar, cioè San Denel. Sì. Finale Coppa FVG del 2011. Al Pala Colosetti di Bellese, altra tripla, altra corsa, mai al mondo. Nuglie. Nuglie. E quindi parlo di questa partita che è stata un'invenzione della Giunta Adami, no? Sì. La Giunta Adami come presidente regionale abbiamo inserito nel periodo. Grande secondo me idea questa. Sì, adesso mi sembra che sia stata questa è la prima in assoluto, poi come tutte le cose si valuteranno nel tempo, no? Beh, ma sta funzionando anche quest'anno, c'è. Mi sembra quindi... che sia spostata il periodo pasquale. Pasquale, sì. Sai, chi sì, vince? Sì. Ad esempio in bacheca Alc. Beh, l'altro anno San Daniele. Nuie, San Daniele Nuie. Ha vinto l'altro anno. Non mi ricordo. Ha vinto San Daniele. E... Alla fine dell'anno tu dici sono andato fuori in semifinale con l'UBC fra 15 anni, però ho messo la tacchetta che ho vinto la Coppa Regione. Tu fra 15 anni dirai cos'ha nel palmarès la mia società, la mia 4 società, Coppa Regione promossa dalla promozione alla Serie D, dalla D alla C2, poi retrocessa, ripromossa, ottavo posto, 3 volte playoff, una Coppa Regione. Ma ci sta tutta secondo me. Secondo me va valutata quindi, no? Sì. Nel tempo, di per sé qualcuno può dire ma i giocatori sono stanchi, si fa fatica, l'obiettivo è il campionato, tutto vero. Ma fanno pure la Coppa Italia. Secondo me è sempre una manifestazione in più che va celebrata e che secondo me veramente può essere qualcosa che ti aiuta anche a regalare ulteriori stimoli ai tuoi players, no? Ehi là. Allora Filippo, intanto quindi parleremo di questo e ti chiedo, tu che hai giocato una vita a pallacanestro e che hai fatto forse gli anni più belli della tua vita a Cividat, no? Ma anche Fagagna però, sì, Cividale e poi Fagagna. Sì. Cividale hai fatto B da protagonista, a Fagagna hai vinto la C e sei salito in Serie B. Sì, sì. Quindi hai vissuto sia la B che la... poi sei sceso a Udine nella CBU e hai conosciuto la Serie C2. Sì. Quindi diciamo che i tuoi grandi cicli, no? Al di là degli inizi, che inizi a San Zorzo, poi Virtus Udine. Con il Magico Dri. Con il Magico Dri che salutiamo. A dia degli inizi, sì. No, direi che potremmo dividere la tua carriera cestistica in 3 tronconi, no? I più importanti, Cividale, Fagagna, CBU. Sì. No? Sì, sì. E dopo hai chiuso, hai cominciato ad allenare, quindi hai aperto una nuova finestra della tua passione. È chiusa. Per il basket.
Mai dire mai. Mai dire mai, contro i figli è dura, un po' duse. Ma la tessera ce l'hai ancora? No, forse l'ho strappata anche. Io mi sono rifiutato ormai di basta, dopo basta. No, sai, l'unica cosa che tutti questi clini, tutte queste cose, sono tutti copia e incolla. Ti dico la verità. Diventa vincolante. Diventa vincolante, sono tutti copia e incolla. Non sono gli 80 euro all'anno che paghi la federazione. No, assolutamente. Però tutti questi punti che non puoi allenare se non fai i punti, bla bla, ti dico la verità, tu ne hai fatti un po', no, di Pau? Sì, però adesso mi sono anche rotto le scatole. Anch'io. E quindi la tessera, ti dico la verità, è nel cassetto. Però dopo vedere questa palestra qua, 6-2 dopo 5 perché minuti. Tu hai ricordi particolari di questa palestra, non ti fa gagna? Beh, in questa palestra qua ricordo assolutamente la promozione. La promozione vinta contro Mo Falcone di Coach Zuppi. E quindi questa palestra qua, che intanto non era una palestra, era un catino, non si vedeva niente. Niente. Stavano 300 persone, uno sopra l'altro, però era diventato il sabato sera un ritrovo. Quando giocavamo noi in casa a Fagagna era diventato un ritrovo, cioè tutto il paese veniva in palestra, come era successo l'anno di Cividale. Anche lì a Cividale non c'era Balon, e quindi tutte le persone andavano a bersi il bicchiere in piazza a Cividale al Longobardo, e poi venivano tutti in palestra a vedere le nostre partite. Quindi questa cosa qua di legare anche il paese al gioco del basket era una cosa assolutamente molto importante. Beh, credo che sia anche uno dei motivi per cui un paese trova una sua identità, la squadra di calcio. Ma lì è stata il chiosco, la squadra di basket e tutto quello che poi muove, perché sì, poi la pizzeria del paese il sabato sera lavora con la le squadra. Signorine. Muovi anche le signorine. Tu dici? Sì, assolutamente, anche perché eravamo giovanissimi, no? Vogliamo ricordare qualche personaggio di quella squadra? Di Cividale? No, ti chiedo no, Cividale eravate scatenati. Ah, ok. A Fagagna magari eravate un pochino più tranquilli, su per giù. Bah, c'era il magico capitano, capitan Giovanni Adami. Che adesso fa il presidente della federazione regionale. C'era l'allenatore di Corno, un ottimo Marco Rovere, c'era Sergio Luzzac, c'era Alessandro Rosso, c'era Massimo Zampa, c'era Diego Colombis, c'era Franceschin, l'anno della promozione c'era anche Franceschin, poi c'era Gattolini, Gianluca, quindi ce n'erano veramente tanti, con presidentissimo l'ottimo Gabriele Drigo, vicepresidente. Corberi era il presidente. E Gabriele faceva il vice. Sì, il direttore sportivo. Esatto, ti dico la verità, come riuscivamo a fare una C1 in questa palestra lo sa solo Dio comunque. No, forse sì, perché poi l'anno dopo promossi in B avete giocato Codroipo o Palmanova adesso, perché Codroipo. Io me ne sono andato, mi hanno cacciato, no, non è vero, me ne Palmanova sono andato giusto. Palmanova Codroipo, no, mi pare. Sì, sì, giusto. Che hanno fatto un paio di anni di Serie B. Infatti la domanda che ci facciamo sempre io e il presidente Adami: è stata più bella la promozione di Cividale o la promozione di... E cosa rispondete? Tutti e due diciamo: Cividale è successa, perché eravamo dei baldi giovani scatenati, come hai detto prima. Invece quella di Fagagna è stata assolutamente più consapevole, più razionale, più... Volevano salire e quindi tutto calcolato, tra virgolette. Poi sai meglio di me che la palla è rotonda, quindi... vale tutto, però era stata più io ricordo in quell'anno lì la cosa più bella del mondo, che andiamo la prima partita dei playoff, andiamo a giocare a Jadran, una cosa, le buscate? Le buschiamo 26, ne prendiamo, e il dirigente Ban dice a Lorenzo Bettarini, capo allenatore, dice: ma scusa, ma mercoledì perché dobbiamo tornare, perché dobbiamo venire a Fagagna, cioè è andato 26, vi rulliamo anche mercoledì, vinciamo a Fagagna e andiamo a vincere a Jadran. Lì è stato il momento in cui hai detto: siamo invincibili, non ci può fermare nessuno. Lì, sai quelle partite che basta un niente? Noi il giorno dopo la partita non ci siamo neanche allenati, perché ci siamo ritrovati in palestra, seduti, e ci siamo messi a chiacchierare cosa funziona, cosa non funziona, perché questo, perché quello. Abbiamo fatto due tiri liberi e siamo andati a vincere due partite contro lo Jadran, che era una corazzata assolutamente. Insomma, belli questi ricordi, sì, soprattutto che testimoniano quanto la pallacanestro sia importante
nella nostra vita più che nella nostra carriera. Nel momento dei playoff si viveva solo pallacanestro. Come diceva il presidente Adami, profumo di primavera, torpore di primavera, come diceva? Profumo di playoff. Caldin di primavera, profumo di playoff. Salutiamo quel psicopatico personaggio da ricovero che è il nostro amico presidente. Grandissimo. Giovane Adami, numero uno. Filippo, questa è la partita... Ma tu dov'eri quando c'era questa partita qua? Nel 2011? Anzi, ti dirò di più. Quando io ero a Fagagna, tu dov'eri? Forse al CBU. Eri già alla CBU? Perché? Forse io... Perché io vincevo e tu du là eri. Forse tu? Era... No, tu... Che ma tu giocavi? Che anno hai vinto? 98. 98, eri a Palmanova forse. Palmanova. Allenatore Palmanova? Paolo Montena. Ah, con Paolo Montena. Martello Montena, eri con Martello Montena. Esonerato. No, colpa tua perché l'hai esonerato. Ma no, tu. Io ho un buonissimo rapporto con lui. Purtroppo io quell'anno avevo, non gli avevo dato una gran mano, ero militare, ero carabiniere. Ah, a Udin. Ero tornato dal corso di Torino. Non ero in condizioni di giocare più di tanto. Mi aveva preso, mi ricordo, il direttore sportivo dell'Otello Savio. Ah. Gabriele Bertacchi, Luca Malagoli, Isacco Famea, Bonin. Ma scusa, l'anno prima era stato Massimo Fantini, quindi? A Palmanova. O è arrivato dopo? Forse dopo. Forse dopo. È arrivato dopo. Ah, perché ha una parentesi anche Massimo, no? A Palmanova. Sì, sì, sì. Perché non mi ricordo questo, se sei andato prima o dopo. Io sono arrivato a Palmanova. Ma scusa, perdi colpi? Abbastanza. Perdi colpi? Vedo troppo basket. Ragazzi, Z47. Z47. Anche perché è una rubrichina dopo interessante ma, per ma te. Ma non vedi, non so, non, dopo vedo che c'è un foglio lì. No, so ho una rubrichina interessante, quindi non puoi perdermi colpi. Ma non sono colpi. Lucidissimo oggi, sono stanco. Ma sei stanco? Sì, perché? Abbastanza. Ma stai girando l'Italia? Sì. Sì? Sì. Per gli eventi? Per gli eventi? A caccia di, sì, a caccia di sponsor? No, a caccia di... Amici? Amici. Collaborazioni? A caccia di credibilità, ah. Perché il nostro film ma sei un po' credibile, dai. Sì. Sì? Dai, se mi chiamano evidentemente sì, poi bisogna anche... Ma ti chiamano direttamente o chiamano le assistenti? Mi chiamano. Direttamente, senza passare dal via? Sì. Ah. Bello, ma fai ancora anticamera però un pochino, dai. Un po' meno. L'anticamera è il segnale. No, dimmi quante ore di anticamera hai fatto nella tua vita. Sai dove l'ho fatta più di tutto l'anticamera? Dove? Dove? Dai miei amici dell'Udinese Calcio. Ma dai! Sì. E quanta ne facevi? Tanta. Veramente? Ma lì è un... Ma non è che lo faccio. Ma era come andare dal medico che non tocca mai a te, tu sei lì che leggi il topolino. Ma tocca a te, ma anche solo tu, però cioè, non è che... E nuie? E nuie. Stai lì anche un'ora o due. Ma tu col tuo carattere non ti sei mai andato? No, perché comunque sia... Non è gente che ti fa aspettare perché... Ti vuol far aspettare, gente che lavora. Sì, sì, ho capito. E dato che non è facile. Ma anche tu nel medio stavi lavorando. Assolutamente sì. Infatti, allora lì il presupposto che ti sono per la testa è me ne vado. Ok. Quante volte ti è passato? Abbastanza. Ok. Oppure dici no, rispetto per chi lavora e chi mi ha concesso, quindi con umiltà cambi punto di vista. Dicono, mi hanno sì, concesso sì, di incontrarmi. Prospettiva. Mi hanno concesso, quindi mi ritagliano un po' di tempo nella loro giornata piena, io da parte mia mi metto a disposizione. Ok. Non è facile. Ok. Adesso ne fai poca, quindi? Un po' di meno. Ok. Buon, ma 47 pezzi. Ma sì. No, perché vuoi dire, dopo che tu fai... Non ha preso neanche il ferro, Bier, ti ha preso il tabellone dietro. Salutiamo anche Simone Bier. Grande Simo. Ex eroe, anche lui della CBU, targata Gatto Matto eravamo. Sì, esatto, un Gatto Matto. Quindi sfioriamo. CBU 98, ma anche lì avevamo creato un bel gruppo. Abbiamo fatto 10 anni strepitosi. Avevamo preso tutte le cariatidi del mondo, dai. Però cariatidi buone ancora. Carniello, Adami, Gattolini, Malagoli, Geomicali, ma non era cariatide? Non era cariatide, ah. Giffoni, Stefano Ferro. Non era cariatide. Neanche Giffo era cariatide. Quindi io. Tu, John. Io, John. Neanche Gatto. No. Io e John, va bene. È che sai cosa? Giocavate talmente da tanti anni, no? Che probabilmente la vostra carriera era. Usurata? No, usurata. C'era difficile magari per uno che aveva fatto tante battaglie, che aveva magari anche il fisico un po' provato, tu avevi problemi sempre ai tempi. Sì, sì, no? Sì. John, problemi dappertutto, la schiena. Guarda, le visite mediche che facevamo io e Giovanni Adami erano uno spettacolo unico. Io ti ricordi quando Giovanni Adami con la maglia del Longobardi ebbe una trombosi in campo? Mamma mia. Allora, lì mi ricordo, raccontiamo questo piccolo aneddoto per gli amici a casa che vedono il nostro presidente federale sempre in giacca e cravatta, no? John, non mi ricordo che partita fosse, trombosi. Rischia, non ricordo, rischia ha fatto un mese in ospedale. Rischia la ghirba, perché sì. Non so se è stato un colpo o qualcosa. Non mi ricordo. Devo insomma, i medici dicono, John... Però facciamo una commissione anche con il presidente. Ma già è vero. Così ci raccontiamo Showtime, queste, bene, queste, lo queste cose. Lo convochiamo nelle prossime settimane. Gli dice il medico, John Guaravonde, se vuoi fai il giornalista, quegli anni lì collaborava con il Messaggero Veneto, sì. Finisci l'università, studia, fai l'avvocato, fai ciò che tu, basket Vonde. E John dice, no, a me piace giocare a basket.
mi ricordo il suo povero papà, che è un personaggio fantastico, mi chiama come faceva spesso, anche sua mamma, mi raccomando Davide, non tutto in dialetto udinese, il puttana da studiare, non capita da giocare, bisogna finirla qua, e se è pericoloso le va la sua vita, va bene. John cosa fa, testone com'è, mi dice: Dus, mi accompagni dove? Andiamo in giro per l'Italia a cercare uno che mi dia l'idoneità. Ma dove, John? Prendiamo il treno, te lo giuro. Ma non questa era... non la so, questa, questa è meravigliosa, questa non la so. Era giugno, faceva già caldino e non ti parlo, profumo di playoff, profumo di playoff, forse era anche oltre, quindi era luglio, okay. Luglio. Okay. E abbiniamo gita a tour degli ospedali, e andiamo a Roma due giorni, andiamo a Firenze, tu lui da soli? Io lui da soli, ma non col Frecciarossa di adesso, con la Litorina, con Udine Mestre, col treno con 80 gradi Mestre in cambio, arrivi a Bologna, Bologna al cambio, arrivi a Roma, Roma sua zia aveva un attico meraviglioso in Piazza di Spagna, vabbè, butta via, torniamo a Pertiare, no? Bomba, ben insomma, noi a parte i giri andare a vedere John con la, mattino si andava, non so. Però in treno studiavate? Abbastanza, lui, okay. Io Gazzetta. Tu Gazza classica. Ricordo, andiamo a vedere i fori imperiali, io con la Gazza su un foro e John che mi spiegava, allora questo è dell'800 a.C., questa era un po' la nostra gag, sì, lui, sì. Questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, io sempre Dr. Jekyll, e Bond. Me ne fregava una mazza dei fori imperiali. Gazzetta, tu la rosa sempre. Insomma, giriamo, fatela breve, facciamo un po' di turismo, un po' di... E poi avevamo appuntamenti con due ospedali, è tornato a Udine con un eroe, mi sembra, dell'ospedale di Firenze, che gli ha dato l'idoneità e è tornato a giocare con sua mamma disperata, il povero Pieri ancora più disperato. Però quella volta, capisci, è passione. Si viveva solo per i playoff, per le finali, come questa è una finale, perché le finali erano la linfa, no? Praticamente. Poi bisognava arrivarci. Sì, io quella volta quando tu hai fatto la finale contro Monfalcone, ero inviato al Gazzettino, che al tempo... Hai scritto male di me? No, adesso ti dico cosa avevo scritto io. Al tempo il Gazzettino era probabilmente per il basket, era il primo giornale di Udine, non me ne voglio, gli amici del Messaggero. La redazione era strepitosa, sì. C'era Roby Zanitti che faceva un pochino la Serie A, era un po' il boss, no? Sì. Io facevo tutto il basket minore, c'era John Bolda appena entrato, sì, che mi dava una mano, e poi c'era Gaso che faceva la promozione, queste cose. Facciamo delle pagine, non so, metà settimana, strepitose, no? Di pallacanestro, un vero peccato che il Gazzettino, che è stata una scuola di vita incredibile per me, si è chiuso. Abbiamo fatto le pagelle. Anche le pagelle? Io mi ricordo, l'avvocato Adami 10. No. L'architetto Carniello 9. 9. Ma assolutamente casuale. E mi sembra che John abbia plastificata. L'ha appesa, no? 10. E l'ha appesa, non so 10. Dove, non so dove. Che 10. Ridere. Insomma, che ridere, è verità. Cioè, erano momenti indimenticabili, scusa. Momenti di basket minore che per noi quel tempo lì non erano minori. No, era la nostra NBA. Poi adesso magari vediamo la partita, vediamo questi e ci sembra, noi che adesso magari un po' imborghesiti guardiamo Serie A. Tu imborghesito? Sì. Perché io lo guardo neanche dici, Serie ma A. C'è Robesa che in realtà questa per me è la vera pallacanestro. Cosa ne pensi tu? Sì, sì, sì. Io condivido questa cosa qua, anche perché qua secondo me c'è uno spirito nettamente diverso dalla Serie A, anche dalla Serie B, perché anche la Serie B ormai è professionista. Qua è raggiungere un obiettivo che è la finale, ma è anche creare gruppo e volersi bene in campo. Secondo me queste squadre qua sono condotte da questo filo, che tutti i giocatori si volevano bene in campo. Invece in Serie A e in Serie B, perché sono professionisti, oggi sono a Udine, domani sono a Bologna e dopo sono a Campli. Quindi sai, voler bene è una cosa secondaria. Invece qua c'erano proprio lo zoccolo duro, era... Tutti i giocatori si vedevano anche fuori dal campo e quindi creavano anche gruppo fuori con le varie fidanzate, quindi weekend, si andava a fare la gita fuori porta con sempre con i ragazzi della squadra. E quindi questo volersi bene veniva trasformato anche in campo, secondo me. Quindi era il fuoco di questa cosa qua, di queste minors, come dici tu, no? Sì, insomma, io dico sempre a mio figlio, mio figlio che ha grandi aspettative su se stesso, come può avere un bambino di 13 anni. Giusto, no? Io volevo giocare nell'NBA. Ecco, lui idem. Io gli dico sempre, ricordati tuo papà. Ha fatto una vita nelle minori, si è laureato, c'è qualcuno che lo pagava per giocare nelle minori. Per pagarsi l'università. Per pagare l'università dove mi sono laureato e ho avuto un'infanzia, come si può dire, adolescenza, sì, non lo so,
felice, sì, senza giocare in Serie A. Io dico anche mio figlio. Ma sono obiettivi questi, no? Magari ma gli obiettivi si modellano, sì, tipo, sì, si modellano. Lo modelli dopo. Allora, quando tu a 15 anni come me vai via di casa, vai alla Real Venezia, ti danno un attico a Venezia sul Canal Grande e giochi in tre squadre nella Serie Giovanili, tu vai a Venezia e pagato a peso d'oro pensando di arrivare nell'NBA. Assolutamente sì. Il tuo obiettivo è quello, sì, dico bene. Sì, sì. Quando poi sbatti la faccia e ti accorgi che per X motivi che non occorre stare qua a... Che scusami, qua del motorino non era male. È meraviglioso. Ok. Ma non possiamo raccontare. No, 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 l'abbiamo già detta, però volevo solamente fare una piccola parentesi, perché fa parte del mio DNA, del tuo DNA, del tuo percorso. Il problema lì però è non prendersi ammazzate e rimodellare il tuo modello, sì, rimodellare, sì, il tuo modello, sì, no? Che può essere quello di continuare a metterti a disposizione la pallacanestro e divertirti, utilizzarla in qualche, sì, altro modo. Sì. Io l'ho utilizzata giocando in C1, C2, scrivendo. E poi adesso sono molto più fortunato io di alcuni miei compagni che erano con me in nazionale o giocavano con me alla Reyer, che anche oggi fanno fatica a trovare una loro dimensione o una loro identità in questo mondo. Quindi sì, le minori per me sono state una scuola di vita. Io ho allenato 11 anni e ho migliorato il mio carattere, perché ho capito tante cose che da giocatore non capivo. Anzi, un suggerimento a tanti amici a casa: quando contestate giustamente i vostri allenatori, provate magari a fare un passo indietro, andare a fare un corso mini basket. No, io non sono d'accordo, no, su quello che dici, perché l'allenatore in quel momento, cioè il giocatore in quel momento lì, scusami, deve massacrare l'allenatore, perché altrimenti... E può darsi avere ragione, altrimenti, io però non capisci però. Non capisci perché lo massacri. Io li ho massacrati sempre tutti. Io anche. Io però se tu più di me. Può darsi. Se tornassi indietro, giocassi adesso, sarei un giocatore fantastico. Il problema è che stiamo pensando a 47 anni adesso, no? Quando tu hai 20, l'allenatore ti dice, giochi un minuto più, un minuto in meno, quando mi sono messo allenare a 30, io l'idea, ho avuto anche il lampo di tornare a giocare, perché dopo 2 anni di allenatore, ci tornavo a giocare, potevo giocare fino a 40 giocando molto meglio di come... Errore clamoroso. Infatti non l'ho fatto. Sai che io ricordo un aneddoto, io facevo il tuo vice e lì mi hai aperto un attimo gli occhi, devo dire la verità, forse non lo sai neanche tu. Ma eravamo in 9 in palestra, sì, e mi dici, Pippo fai il decimo, no, amichevole forse, allenamento, fai il decimo, e devo fare il playmaker perché mancava qualcuno, e io gioco, avevo appena smesso, quindi diciamo che sapevo ancora tenere, sì, la palla in mano, e guardavo cose in campo che nessuno riusciva a vedere, ma questo ci credo, no? E mi sono anche molto agitato con i miei compagni di squadra, no? Perché ero sempre 3-4 passaggi avanti e loro dicono, Ciò, cosa fai? Tu mi prendi in parte e fa, devi fare l'allenatore, non devi fare il giocatore, fai l'allenatore, perché quando fai l'allenatore e vai in campo vedi situazioni diverse, scegli o basket, o allenatore o giocatore. Era stato così duro. Secco, mi hai detto, non giocare, fare allenatore è una cosa che ti piace, perché in campo vedi prospettive completamente diverse, perché tu sei tu che inventi i giochi, che vedi le difese, organizzi, e quindi sai qual è il meccanismo in campo, e tu mi hai detto non fare più queste cose qua, fai l'allenatore, e mi hai massacrato. Ma scusa, tornando al discorso, sì, adesso ti ho preparato una robina interessante, no? Perché ho una redazione mia personale. Mi fai morire con Ho una redazione mia personale che non posso svelare la redazione, no? Sarà Fonta, Tonno. No, mia personale. Va, no, bene. E dato che parlavi di Gaza, sì, e quindi sei un malato di Gaza. Sì, abbastanza. No? Malato di Gaza. La trovo molto peggiorata. Lì non lo so, perché sei tu che... Ah, pesata, perché ormai... Ti faccio quattro, posso fare un quiz? Allora, in tutte le trasmissioni fanno dei mini quiz. L'altro giorno ti ho visto che facevano i quiz anche a Udinese TV. Sì, è vero. Calimero, io sono arrivato a Calimero, poi non mi ricordo più, ok? Ok, mi sono preparato, documentato, sì, e mi sono preparato 5 domande per te. Su basket o sul calcio? Su basket. Allora sono perforabile. Tu me lo facessi sul calcio? No, attenzione. Così occhi chiusi. Devo fare. Questo è una pista, ok? Va bene, dai. Poi devo documentarmi anche sul calcio. Sul calcio. Non ho fastidio. Okay. Sul basket, spero di essere. Poi mi dici solo 7 nani del calcio e basta? E poi andiamo a casa? Sampdoria. Busutin era il capo dei 7 nani. Ok, poi? Vialli. Ok. Mancini. Ok. Pari. Ok. Salzano. Ok. Moreno Mannini. Ok. Attila Lombardo. Molto bene, dove andare a mangiare? A Pegli. Ok, va bene. Ti faccio la prima domanda, ok? Vai. In che anno è stata promossa la Snyder? Lo sappiamo, 99-2000, giusto? Ha comprato i diritti. No, quando è stata promossa?
Allora, nella stagione quella lì, 99-2000, sì. 99-2000. Nel 2000 abbiamo fatto la promozione. Ok. Al Carnera. Chi è salito direttamente? Quello lì? Sì. Okay, questa è una bella domanda. Ma tu mi hai detto che sei performabile. Noi abbiamo vinto i playoff contro il Barcellona al posto di gol. Bravissimo. E poi ti faccio la domanda legata a questa partita. Ma direttamente, chi è salita è bella, pronti via? No? Arrivi numero uno e sali. Noi siamo arrivati sesti quell'anno. Sì, sì. E Barcellona è arrivata seconda. Ma e chi è andato su subito? No, Davide, perché tu eri... Ma vai avanti, perché ti devo pensare. Ci pensi? Ci penso. Ok, allora ti dico, sempre legato al 99-2000, 1-0 per me. Sempre legato al 99-2000, questo è facilissimo. Questo è facilissimo. Pensa a questa. Quintetto di Snyder, devi dirmi. Sì. Ok, mi dice il quintetto, l'anno della promozione della Snyder B-Ball. Il quintetto che ha vinto il campionato, sì, secondo me, era composto da Federico Pieri. Ok. Charlie Smith. Ok. Ti direi Mauro Sartori. Perfetto. Teo Manalibegovic. Perfetto. E direi sotto poteva essere Cantarello. No, dalla panca. Zambon dalla panca. Dalla panca. Il centro? Ma prima mi ha suggerito Tonizzo, che era un brasiliano. No, Jean Zhao è venuto l'anno dopo. Jean Zhao? No, è stato l'anno dopo. E lui? No. Era Jean Zhao? Sì. Uno e mezzo per me, però uno e mezzo per me. Sono sicuri fosse Jean Zhao Maravigliao? Mi sono documentato con la mia redazione. Perché giocava da... E poi in panca chi c'era anche un ottimo Bonicioli Comuzzo, no, della coppia, okay. E Betarini. Ok, però hai dimenticato Lasic. un ottimo Cararetto, un ottimo Cossa. Non era Lasic il cambio di, no, di è arrivato Pieri. Dopo mi dicono. Ok, quindi. Però non ti ricordi chi è salita? No. Direttamente? Fammi pensare. Grande redazione ho, Ho una grande redazione. Ok, posso farti un'altra domanda? Perché io ho detto Udine, adesso facciamo su Gorizia, sì, che mi piace su Gorizia. L'anno della promozione, ti faccio tre opzioni, ok? Sì. L'anno della promozione di Gorizia in Serie A 97-98. Sì. Allenatore era Frates, Zorzi o Ciani? Frates. Vinto. Giusto. Zorzi giusto. No, io avrei avuto un dubbio fra Ciani e Frates. Sì. Ma perché, sai perché? Perché l'ho sentito parlare ultimamente. Ah, ok, Frates. Andiamo su Trieste. Forse era... No, era Frates. Più bello il direttore sportivo. Può essere. Ti faccio una domanda su Trieste allora anche, no? Dato così, sì. Poi... E poi ho anche una su Treviso. Ho messo un po' tutto il Triveneto, bene, ti bene. Piace? Perché la tua redazione... Sarà... Però chi cavolo sta promossa? Ma non importa, mi pagherai una birra se non lo sai. No, ma adesso mi viene in mente. Ok. Con chi perse la finale 94 di Coppa Korać Trieste? Col PAOK. Eh sì, ma fammi fare le opzioni. L'ho vista? Ah, l'hai vista? Eri al palazzo? Ero al Palacchiarbo, con Andrea Ponza. Okay. PAOK Salonicco. Penso che io e Ponza prendiamo due biglietti. Ma tu sai anche il quintetto di quella Trieste? Ma potrei dirti che c'era. Sicuramente c'era, il pivot era Limone Lempli. Just. L'ala forte era Gregor Fucca. Molto bene. La guardia era Dejan Bodiroga. Molto bene. Poi c'era Pilutti dalla piccola, secondo me, e il playmaker poteva essere forse Adacio Bianchi. Ma anche un ottimo Nando. Era un Nando Gentile. Sei sicuro? Sì. Era Nando? Ok. Sì. Ok. Sì. Non ti ricordi ancora che è salito direttamente? No, ti faccio l'ultima domanda. Però dico la col PAOK, l'ho vista perché, sai perché? Ma i biglietti li avevi comprati o gratis? Subotic era la stella del PAOK, vado a memoria. Ah. Io l'avevo comprati. Sì. Da quella volta non ho più comprato un biglietto. Vabbè, per quello te lo chiedo. Cioè, praticamente tu, io e Ponza in prevendita. Praticamente tu dal 94 non paghi più per entrare al palazzo. Esatto. Ok. E non più, quello te l'avevo comprati, arriviamo al Chiarbola circa 8 ore prima, perché noi da malati di basket volevamo goderci tutto, anche il riscaldamento, il prepartita. Arrivano vicino due greci fuori dal palazzetto, ci offrono tipo 300.000 lire a biglietto, noi avevamo spero 10.000 lire, ci guardiamo in faccia, da dare, da vendere, 600.000 prendevamo e butte via, diciamo no. E considera che a quel tempo non avevamo un euro in una lira in tasca, cioè per noi andare fino alla sai con 300 più 300 facevi tutta l'estate, tutta l'estate, tutta l'estate in vacanza. Andavi in vacanza facile, però pallacanestro non ha prezzo. Sì. Vai con l'ultima, poi dopo... l'ultima però è facile, l'ultima è facile. Cavolo, ha vinto il campionato l'ultimo scudetto che ha vinto la Benetton. Sì. Chi era l'allenatore? Per me, ti faccio l'opzione, mi fai fare l'opzione? David Blatt. Sì, però se mi fai fare le opzioni, la mia redazione mi
mi tira le fruste. Con Bargnani, secondo me. Sì, e ti facevo un Messina, Bled, e ti facevo un ottimo Obradovic. È giusto Bled? Hai detto giusto Bled. Ma l'ho vista anche quella, per quello te lo dico. Sai perché? Anche lì... Devo parlare con la mia redazione. Lì ho trovato due biglietti non a pagamento. Ero già nella fase che non pagavo. Ah, ok. Era Fortitudo Benetton. Ah. Fortitudo Repesce e Teoman. Ma sei andato anche a vedere nel ero dietro la... ero dietro la panchina. Ah, beh, proprio posizione super privilegiata, grande partita di Bargnani, 3-1 mi sembra. C'era Gardini, no? No, non credo, penso fosse già andato via. Ah, era già andato via Gardini. 3-1 vince quella serie da Benetton e diventa campione d'Italia con Treviso tutta sul palo. David un grande coach, grande coach, era Bargnani che era pronto al salto, sì. Fa una grande partita, 26 punti ti direi. Vai a vedere se dico una cazzata. Ma no, mando la mia redazione al lavoro io Pittis, nel mentre. Pittis, mordente, mi ricordo che il playmaker era mordente. Playmaker mordente, sì. Ha giocato, sai chi forse chi era il Marcus Gori. Ti direi il pivot. Beh, un bel però toro. In questo caso sto andando invece da Trevi, Bologna aveva si basava tutto sulla coppia Bellinelli-Mancinelli. Ma non era male, eh? No, una squadra fenomenale. Erano due squadre strepitose. E, e poi c'era, no, beh, la Fortitudo aveva un sacco di slavi buoni anche, no? Forse c'era anche Savic. Ma scusa, ma su cinque domande, e una non la sai, non è male però come, no, ma... prima, come primo inizio, eh? Allora, come però, primo inizio. Chi è Savic in uno diretto quell'anno? Esatto. Però non possiamo stare qua tutta la settimana e Verona? Anche... Ma da. Lo sono a caso. Chi era? Rosetto. Cordivari Rosetto. Non ci sarei mai arrivato, però è vero. Cordivari Rosetto. Anche qua. Sì. Adesso che te l'ho detta, mi paghi anche la birra, ok? Molto volentieri. Ma sai, mi piacciono queste domandine qua. Mentre però sono abbastanza bene. Sì, no, 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 no. Non do 10 come a Giovanni Adami, ok? faccio come a scuola, dal 6 al 7? Sì, dai, che 7 non e mezzo, è... 7 e mezzo. No, 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 dal 6 al 7 puoi migliorare. Ho toppato Cordivari, che non ci sarei mai arrivato, e ho toppato il, sì, però per il te... fatto del Jean Zhao. Sì, però queste domande qua per te è il pane, no? Cantarello. È pane queste domande qua. Sai cosa? Quell'anno della Snyder, il primo anno, avevamo cambiato la squadra tante volte, no? Per provare, avevamo cambiato la squadra più volte per provare ad arrivare a trovare la chimica giusta. Sesto, per... settimo. Che vinci con Napoli? Settimo, vinciamo con Napoli e battiamo Barcellona. E batti Barcellona? Barcellona, sì. Che era in pole position, sì. Nei playoff. Sì. Perché la prima andava su diretta, dalla seconda all'ottava faceva nei playoff. No, secondo me noi siamo arrivati. Sesti. Sesti, battiamo Napoli che era quinta. Ti batti direi. Napoli, no, batti Napoli. E poi, vai, e poi becchi in finale Barcellona. Sì. E anche lì un po' come te con lo Jadran. Ti rullano, poi vinci e poi vinci una partita epocale al Carnera. Ma no? Quella lì è stata, secondo me. Guarda, il Carnera lo ricordo così stracolmo in due partite. Io personalmente non ho visto Allen and Company. Quella partita lì, Snyder o Barcellona, che la gente era, non c'era un posto. Non c'era un posto. No, e quando ho visto Fantoni Tracer Milano. Sì. Lì non c'era un sabato sera fantastico, fantastico. Quindi vado avanti con questa domanda. Viglia Fonta che si applichi un po' di cioè, più però. Fonta però deve essere un po' più troppo facile. No, ma io gliel'ho detto, mi aveva messo delle domande che io l'ho stoppato. Mi fa: chi ha fatto il fallo su Danilovic che il 3+1? Vabbè, gli ho detto Fonta, ma dai, Vasco, ma no, gli ho detto Fonta, ma questa la facciamo a Gabriele Terenzani, non possiamo farla a Davide Mitrovic. No, adesso non esagerare, okay. Sì, scusami, Fonta. A Gabriele Terenzani chiedi chi è, non so, l'allenatore di San Antonio Spurs, forse la combina. Ok. Parliamo di cultura cestistica. Non di lattanti allo sbaraglio. Sì, sai cosa volevo fare? Volevo fare 6 domande, 3 di basket e 3 di calcio la prossima. Però calcio devi darti da fare. No, Fonda, calcio. Ma dati da fare. Sì, dai. Abbiamo spaziato, dai. Bello, bella, mi che piace abbiamo questa abbiamo finito il tempo? Da 2-3 minuti. Ma dovrebbe anche giocare questa settimana, eh? Forza Caligaris, va bene, allora buona settimana a tutti, buon con weekend. Chi gioca i tuoi idoli di Codroipo? Sono arrabbiato, l'altro giorno me la sono presa con loro, ma gli voglio bene però, lo sanno. Sì, però mi sono arrabbiato. Okay. Ma c'è il derbissimo? Parce che noi o si furlans? Si furlans. Ok, va bene, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti, buon weekend e forza Friuli. Grande Jean Zhao sempre di Falcao. Tutti correrà Jean Zhao sempre di Falcao. Vedi, e tutti sabato, domenica sera... tutti al Basketball House a festeggiare i 47 anni. No, perché non ci stiamo tutti, no? No, va bene, venite dai, non venite, importa. Venite dai, okay, tanto ciao. Non è un problema. Bacioni. Ciao.